c'è un problema. Thank you.
però come soggetto non funziona. No, soggetto non funziona, anche il problema è che non sono delle circuiterie elettronica. Salve a tutti! Iniziamo questo evento perché se no non gliela posso fare veramente. Attori sul palco, tutti gli attori sul palco e tutti i fan in platea. Ah, chi ha il mio cellulare me lo deve portare, grazie mille. Puoi sederti anche qua vicino a me? Qui vicino a te, addirittura, sì. Che onore! Mi lì? Puoi sederti? Grazie, mi metto qua vicino. Puoi sederti? A te. Dai, mi metto qua, dai, poi... se no siamo troppo stretti. Appena vi sedete, iniziamo! No, sta dicendo loro, Ma Lilli è diventata una potenza... Lilli, tu ti devi fare assumere in produzione a un medico... magari, ragazzi! Ti devono assumere. Il pubblico si deve mettere seduto, altrimenti ci cacciano tutti e annulliamo il raduno. Si stanno arrabbiando. A parte i fotografi, tutti seduti entro 5 minuti perché sennò perdiamo tempo. Non mi fate arrabbiare, vi prego. No, Riccardo, sul palco, altrimenti non possiamo iniziare. Sul palco, Marcello, cosa fai? Purtroppo ci sono poche sedie. No, al posto mio. Sta in piedi? Se loro non hanno posto, li faccio sedere al posto mio. Io vorrei dire che sono già finite le sedie degli attori e ne devono arrivare altri 20 e non so dove li mettiamo. Quindi qualcuno riferisca che servono le sedie perché sono già finite. Ok, perfetto. Eh no, perché faccio una brutta figura io. Allora, perfetto, possiamo iniziare, posso respirare, posso vivere, finalmente. Buonasera a tutti, benvenuti, spero di non farvi pentire di essere venuti qua. Mi voglio presentare Costantina, la mia amica che mi aiuterà oggi. Ciao, ciao a tutti. Poi volevo però non farti accaparrare delle foto per favore. Il bagno è qua. Il Riccardo deve andare al bagno, non vi alzate per favore, ok? Non vi alzate, ok, perfetto. Allora, perfetto. Io aspetto Monica con ansia, quando arriverà Monica Vallerini io sarò molto contenta, molto felice. Chi sono? Ok, perfetto. Allora, però non c'è silenzio. Ecco. Chi manca? Arrivano tutti. Sì, però arrivano tutti un po' sparsi.
seduti, Lino non lo so, io non posso fare tutto. Monica, c'è Monica? Un attimo, pronto? Oi, ti stavo aspettando con ansia. Come appena finisce di piovere esci? Dove sei? Dammi. Tommy, non mi rompere! Dove sei? Perfetto. Perfetto. Però vieni di sicuro, giusto? Ah, va bene, chiamo io. Perfetto. Perfetto, ok. Ok, perfetto. Ciao. E vieni direttamente sul palco. Ok, ciao. Qua abbiamo Marcello, che voglio presentare perché lui mi ha aiutato tantissimo dall'inizio alla fine. Ecco. Un applauso per Marcello. Non l'ho capito. Chiara Guerra sul palco. Salve, ciao. Ciao. Grazie. Grazie a te. Puoi sederti qua? No, 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 tu devi essere. Sì, vabbè, ma ok. Allora, vi volevo presentare questa signora, Chiara Guerra. È qui in rappresentanza della donazione che facciamo oggi, grazie al raduno, per i terremotati di Amatrice. Quindi, siccome io sono molto emozionata e faccio parlare lei, comunque sono molto contenta di aiutare concretamente, insomma, quelli che sono in difficoltà in questo momento, e, perché attraverso lei siamo sicuri che la piccola donazione che facciamo arriverà a destinazione, quindi tutti avete contribuito ad aiutare chi ha bisogno. Io non sono abituata, quindi sono emozionatissima. E niente, io vi volevo ringraziare perché la situazione giù è veramente, su è veramente complicata, quindi qualsiasi donazione arriva, insomma, siamo tutti contenti di riceverla. Io nel mio piccolo faccio parte di una frazione vicino di una frazione di Amatrice e stiamo cercando di aiutare la nostra comunità per quello che possiamo. Io sono residente a Roma, però da 40 anni vado su, ho 40 anni, ci sono cresciuta praticamente. E sono amica di Marcello che aiutava Lilli in questa giornata e quindi mi faccio carico, diciamo, di questa donazione e ovviamente poi la rendiconto. E niente, vi ringrazio veramente tanto. Non ho parole, scusatemi, ma perché è complicato veramente parlarne. Mi sta chiamando, ok. No, io ho deciso, a differenza degli altri raduni, ho deciso di tenere il telefono qua sul palco perché ho avuto un'idea un po' pazza di chiamare un po' di attori che non ci sono, quindi li chiameremo in diretta, chiameremo Giorgio Marchesi, chiameremo Emanuela Grimalda e altri e saluteranno tutti. E niente, io volevo ringraziare tutti e soprattutto volevo ringraziare delle persone in particolare, se non mi cascano tutti i fogli. E allora, e sono tutte persone che mi hanno aiutato concretamente nell'organizzazione, quindi mi sembra doveroso ringraziarli. Alessia Gammone, Alex Pascoli, Angela Morri, Chiara Benicchi. Chiara Benicchi ha fatto la bellissima locandina che potete vedere attaccata, appesa.
Costantina Busignani, Desiree Bracalente, Federica Conti e Giulia Siciliano. Francesca Mazzeo, Francesca Vita, Francesco Ladi, che è il nostro, uno dei tecnici che farà il video di tutto il raduno, metterà i video che ho fatto io e ha fatto anche la torta del raduno che poi faremo vedere. Quindi ha fatto... Sì? Gaia Schiralli, Giorgia Di Pietro, Giovanni Fronte, Giulia Danteo, Giulia Siciliano l'ho già detta, e Marcello Quicchi l'ho detta, Maria Teresa Virelli che ha fatto tutti i video, praticamente Martina Bellotti, Michela Castaldo, Monica Vallerini che appena finisce di piovere arriva, e Sara Morandi, Sofia Schiavone e Tommaso Ricciardi. E, niente. Volevo salutare queste persone perché insomma senza di loro il raduno non ci sarebbe. E... Allora, visto che sono arrivati parecchi attori, insomma direi di non farli aspettare, mentre ne aspettiamo altri possono iniziare a presentarsi perché so che alcuni devono andare via presto e ringrazio tutti di essere qui veramente. Io sono 4 anni che organizzo raduni, questo è il 5° di medico, perché medico è la mia vita e io finché avrò le possibilità fisiche, psicologiche, economiche continuerò a fare raduni tutta la vita. E non so da che parte iniziamo. Ancora. Se non sono attori non rispondo. Mi dispiace, ma questa se mi sta chiamando, ma non, no, lo stesso. E tu devi andare via, quindi iniziamo. Che dico? Presentati. Sì. Sì, intanto iniziamo a far parlare, perché se devo andare via poi dopo... Io vorrei una foto con te prima che vai via, quindi ricordati. Innanzitutto un saluto a tutti. Mi chiamo... No, sono molto felice di stare qui in questo teatro perché il mio primo spettacolo della vita l'ho fatto qui, al Teatro dell'Angelo. Io avevo 6 anni, ero molto piccolo, io ho cominciato da bambino, molto da piccolo. E ho un ricordo di Lili che sono tanti anni che mi segue e sono felice di essere qui perché trovo che sia una bellissima manifestazione. E grazie, niente. Spero che Geco vi piaccia, spero. Tu sei stato protagonista per tanti anni, coprotagonista di Provaci Ancora Prof. Io vorrei tanto organizzare un raduno anche di quella fiction. Pensi sia possibile? Ah, scusa. Non lo so, dipende da quanto sei brava tu. Secondo me sì, è possibile. Se sei riuscita a fare questo è possibile anche fare quello, secondo me. Volevo dire altre cose, altrimenti mi dimentico, scusate. Cioè, ho la scaletta e faccio fatica. Sì, allora, innanzitutto siamo in diretta sulla pagina Facebook I Raduni di Lilli e chi non c'è può seguire la diretta. Poi la diretta radio non siamo riusciti a farla, mi dispiace. Foto adesso. Ah sì, quando sto andando via mi alzo e faccio la foto. C'è ancora 10 minuti. Appunto, esatto. Scusate, rileggo un attimo la scaletta perché non vorrei avermi dimenticato, perché ad ogni raduno io mi preparo tutte le cose e poi mi dimentico la metà. E invece sono importanti. Sì, arrivo. Allora. I giornalisti. Allora c'è. Ci dovrebbe essere una giornalista di Female World che fa un articolo, poi faremo una puntata radio post raduno con
alcune interviste degli attori su Civico 93 e poi non so se me ne sto dimenticando altri, e comunque ci sono dei giornalisti e... Ah, ecco, c'è Alessandra Pesaturo che farà un articolo, penso, post raduno. E, ah, poi si faremo anche, insomma, su YouTube ci sarà tutto il video del raduno, la diretta, Facebook da vedere, eccetera. Quindi, insomma, si può vedere. E poi... arrivo, Ah, ecco, io ho portato delle cose, dei premi per fare una pesca. Ho tutta la lista con tutti i vostri nomi e gli attori estrarranno un nome e chi viene estratto può salire sul palco a ricevere un premio. E poi vabbè, ho i gadget, i da braccialetti rossi. Sì, no, quasi tu devi stare qui con me. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Buonasera. Le sedie. Ecco, ci sono, perfetto. Sì, ce ne sono altre. Sì, paio ok, perfetto. I regalini anche per tutti gli attori, quindi prima di andare via, se volete prendere questi blocchetti, ho fatto dei blocchetti con la locandina del raduno, e invece per i fan le penne con la scritta del raduno. Poi ci sono dei video, ricorderemo con un video tutti gli attori che non ci sono più, tra cui anche Riccardo Garrone che è scomparso da poco. E poi ci sarà un video di saluti degli attori, alcuni attori che non sono potuti venire, e un video di presentazione di tutti gli attori presenti, che però siccome gli attori arrivano un po' sparsi non lo vedranno tutti. Mi tocca rispondere perché sennò questa non mi sta. Siamo in diretta? Non importa, però non mi puoi interrompere mentre sto facendo il raduno, mi dispiace. Ciao. Ok. Perfetto. Io sono diretta, qui tutti lo sanno. Vorrei ribaltare un tavolo subito appena arrivato. Non è bello. Allora, no, ce l'ho. Buonasera a tutti. Io sono Leonardo Santini e sono un nuovo personaggio che entra quest'anno nella serie di Medico. Grazie. E, interpreto il professor Nicola Gardini e mi si vedrà un po' di più nelle prossime puntate. E intanto devo ringraziare i ragazzi con cui ho lavorato perché mi sono trovato molto bene con loro, spero anche loro con me, e in generale tutto il cast di Medico e tutto insomma anche la parte tecnica. Scusate, non si possono alzare tutti per fare le foto, solo i fotografi che ho detto io giorni fa, non si possono alzare tutti per fare le foto perché le foto si faranno dopo. Solo occhio. Quattro persone sono le fotografe, solo loro si devono alzare. Grazie, scusa. No, ma figurati. Anzi, devo ringraziare anche Lilli che mi ha invitato a questo raduno che mi sembra organizzato benissimo. Complimenti, veramente. Grazie a voi insomma, che siete venuti, che siete la linfa vitale per queste serie. Insomma. E nulla, grazie ancora. Spero che vi divertirete vedendo le prossime puntate. Allora, ciao a tutti, mi presento. E sono Leonardo Vanessi e nella serie farò Paolo Favella. E non so, mi si sono visto una volta, però adesso mi vedrete ancora. E ringrazio chiaramente voi che siete qui puntuali ogni anno, sempre molto numerosi, quindi mi fa piacere che ogni anno abbiamo un pubblico così numeroso. E devo ringraziare di nuovo Lilli e ringrazio tutte le persone, loro, i ragazzi di Medico e tutte le persone con cui ho lavorato perché mi sono trovato molto bene. E grazie ancora.
Ciao a tutti, io sono Arianna Lentini, ho interpretato il ruolo di Alice nella nona serie. E niente, grazie a tutti per tutto l'affetto che dimostrate e soprattutto grazie a Lilli per aver organizzato questo raduno. Grazie. Ciao ragazzi, ciao a tutti, sono Riccardo Marzuoli e il mio fan club di 4 persone e mezzo è fantastico. Ah no, 5. Attenzione, 6, 7, vai, alzate le mani. Ammazza quanti siete. No, ragazzi, io veramente quello che voglio dire innanzitutto è che, cioè, per stare qui oggi veramente mi dovete volere molto molto bene, perché, cioè, io in realtà ho fatto veramente un piccolo ruolo, ero in 3 episodi nel 2010-2011, quindi medico 7. Grazie Lilli, grazie a Terminator Lilli, che veramente, cioè, prima il raduno e poi la vita, capito? Quindi è fantastico, grazie Lilli. E niente, in Medico 7 interpretavo la parte di questo ragazzo che aveva un po' uno scontro con Annuccia, era un po' un bulletto della situazione, così. E comunque veramente ragazzi, da quel punto ad oggi siete sempre stati carinissimi, mi avete riempito di affetto in ogni modo. Quindi veramente grazie a tutti per tutti gli sforzi che avete fatto per essere qui oggi. E Lilli, grazie a te anche perché oggi, insomma, questa iniziativa di dedicare, cioè, comunque uno spazio a quello che è successo per il terremoto, insomma, l'ho trovato molto giusto. E grazie a tutti ragazzi, buon divertimento e a presto. Ciao. Vai, parlo. Ciao a tutti, sono Riccardo D'Alessandro e grazie. Io oggi qui sono solo un ospite, non ho fatto un medico in famiglia, ho fatto che Dio ci aiuti, però insomma, Lilli mi ospita sempre, sono molto felice di essere qui tra tanti amici. Buona continuazione, ciao. Buonasera, io sono Morena De Pasquale. Chi si ricorda? Vediamo chi si ricorda di me. Ma io sono stata la veterana di Un medico in famiglia, delle prime e la seconda serie. Ero Lorella, la fidanzata di Ionis, la look creator, brava, come diceva Cettina. E che dire, è iniziata questa grande famiglia nel 90, Lilli, 98, ecco, Lilli è molto più informata di me. E devo dire che è iniziata una bella avventura, perché poi negli anni Un medico in famiglia è continuato. Si è evoluto, la famiglia è cresciuta, insomma è una bella famiglia che continua a esistere, continua a vivere, no? E ad amare e a crescere. Poi i piccoli sono cresciuti, Annuccia io la ricordo che era piccolissima e adesso è una donna, quindi insomma veramente è stata, ed è, devo dire, encomiabile l'impegno che questa ragazza Lilli, che devo dire mette da anni in questi raduni con un'abnegazione totale in quello che fa, devo dire è encomiabile. Tu sei proprio brava Lilli, sei energica, metti molta energia in questa cosa e come vedi hai riscontri, poi questo ti fa molto onore. Ed è molto bello il fondo per Amatrice, questa è una cosa encomiabile anche questa. E che dire, io vi ringrazio, dopo se vedremo qualche spezzone vi ricorderete, grazie. Ciao, io sono Alex Pascoli, nessuno applauderà perché sono stato nella sesta serie, diciamo un po' di anni fa. Aspettiamo che... No, non mi sembra toccato che insomma è un telefonato. No, è appena iniziato. No, ancora non sono arrivati tutti. Puoi venire? C'è uno che sta parlando. Ah, no, sì, lo so, non preoccuparti. Vieni quando vuoi e vieni direttamente sul palco.
Sì, non sappiamo se ci trova, okay. Però. Era nelle you. Ma figurati, vorrei anche vedere. E comunque, no, anch'io ringrazio moltissimo Lilli perché mi ha coinvolto poi dall'anno scorso. E so di alcuni che si ricordano la puntata che feci, ero uno dei due fratelli del Marro che inseguivano Ugo Di Ghiero che fingeva di morire per un debito di nocciole. E poi. Ah, addirittura, e quindi dopo vi potete sollazzare. E niente, ringrazio moltissimo tutti quanti voi, anche perché se non fosse per voi, parlo d'attore, il nostro mestiere, è vero, mancherebbe del punto fondamentale che è il pubblico. Sono stato molto contento di aver fatto parte di questa famiglia, soprattutto quando la sesta sembrava o dovesse essere l'ultima. E poi alla fine è diventato infatti un must. E mi fa molto piacere di vedere vecchi amici, conoscere di nuovi, e grazie a tutti quanti. Ciao a tutti, sono Domiziana Giovinazzo e vi ringrazio uno per uno di essere qui oggi. E che dirvi, il lato più bello di ogni raduno penso siete proprio voi, perché vabbè, a parte per noi è un piacere ogni volta essere qui, anche perché noi ci rivediamo, il raduno è dopo le riprese del medico, quindi per noi è sia un piacere rivederci tutti, rivedere Lilli, ma soprattutto vedere anche voi. E niente, vi ringrazio di cuore e un bacione, a dopo. Ciao, sono Riccardo Alemanni e non bevo da 2 giorni. Sono qui con i miei colleghi alcolisti anonimi. E no, scherzo. È sempre bello essere qui con voi e rivedervi tutti, perché prima ho rivisto, cioè, Martina, adesso non la vedo qua. E alzi la mano, Martina, che ho riconosciuto prima. Dov'è? Non la vedo, eccola. E non la vedevo tipo da 2 anni. Faccio, ma tu sei Martina, quindi è sempre un piacere, perché come diceva lei, sì, ci rivediamo noi, ma è bello rivedere voi. E grazie di cuore, perché siete sempre numerosi, siete sempre qui ad accoglierci a braccia aperte. A dopo. E grazie a Lilli e a tutti voi che organizzate, anche per questa bella cosa che raccolgono i fondi per Amatrice. Ah, ok, siamo arrivati nella parte della giornata che non so cosa dire. Bene, sicuramente appunto mi accodo a tutti i vari ringraziamenti fatti, una cosa della quale mi sono accorto in questo periodo. sono andato al centro di Roma un paio di giorni per affari miei con degli amici e mi sono accorto che mi hanno fermato tantissime persone, più di quanto me ne aspettavo, e che erano persone di tutte le età che venivano dal nord Italia, dal sud Italia, e ogni volta per me è stranissimo vedere. Oh, guarda un po' che si vede. Aspettiamo. Piove perché c'è estate? Giusto? Scusate. Buongiorno, cara. Buongiorno. Dunque, se appunto per me è stato molto emozionante vedere il numero di persone, a parte il numero di persone, anche la diversità di esse, quindi le nuove generazioni. Vedo un sacco di ragazzi molto, molto più giovani di me, anche mi sembra un vecchio, vabbè. Un sacco di persone che seguono Medico in Famiglia anche da 19 anni, da quando proprio è andato in onda per la prima volta, e vedo anche nel pubblico volti, diciamo, storici, anche dei fan, ed è emozionante pensare che comunque c'è qualcuno che anche magari sta pensando a te nel momento in cui ti vede per strada e ti riconosce, ti ferma, magari è interdetto e non sa se fermarti, non sa cosa dirti. E per me è bello ogni volta questa cosa, e quindi vorrei ringraziare voi. Allora, buongiorno a tutti, io sono Vittorio Viviani, ho fatto qualche serie fa. Ti avviso, tu che sei appena arrivato, bisogna cominciare con i ringraziamenti.
ringraziamo tutti, ringraziamo Lilli che organizza e magnifica, una grande conducatrice, diciamo. Ora, vista la mia età, si capisce, in mezzo a tutti questi giovanissimi, si capisce che io non sono uno dei figli di Lele Martini. Io pensavo di sì. Sì, di Scarpati. Non sono il nuovo nato del di Scarpati. No, non lo sono. Sono un vecchio medico fatto, va bene, adesso poi faremo altre cose, ma è una gioia ogni volta che si viene qui, veramente. E vi porto, voglio portare i saluti e poi finisco, perché devono parlare loro i giovani, della mamma del medico in famiglia con la quale ho fatto passato l'estate, cioè la prima sceneggiatrice capa, che ha fatto una serie fino a un certo punto, credo 10 anni, poi ha fatto, poi ha passato la mano perché è giusto che anche lì poi arrivino nuovi giovani, che è Paola Pascolini, la mamma del medico in famiglia. Detto questo, volevo fare invece dei grandi complimenti, ribadisco, a Lilli, che è veramente straordinaria, questo entusiasmo e questa voglia che va a organizzare questa kermesse in questi anni, e a noi ci dà l'opportunità di incontrarvi. Grazie a lei e a voi. Allora, intanto grazie a tutti di essere venuti. Io quando sono arrivato da fuori, Lilli, complimenti, perché visto anche il tempo che c'era, pensavo di entrare in un posto e di trovare una situazione carbonara, sai, una riunione con poche persone che si parla, e invece state, ma quanti siete, oh? Ma quanti siete, siete bellissimi, siete. Intanto fatevi un applauso a voi, fatevelo a voi perché siete, e fatelo a Lilli perché insomma organizza. Credo che oggi abbiamo il record dei teatri di Roma, cioè oggi pomeriggio è il record. Intanto io mi presento, perché voi dite, ma questo chi è? Perché fondamentalmente voi a me non mi conoscete. Dice, chi è? Io mi chiamo Fabrizio Giannini nella vita, e in Un medico in famiglia 10, tu mi guardi così, neanche io sono un figlio di Scarpati, non potevo, no, cioè, lo zio. Lo zio, potrei essere uno zio. Entro nella nuova serie. Entro nella nuova serie, perché questa cosa la posso dire, perché l'ha detta Nonno Libero, quest'anno ci sarà un grosso problema al bagno di casa Martini. Bobò farà una sua performance che purtroppo, ma Bobò infatti lui ha paura quando incontra i fan per strada, perché di solito c'ha paura che gli menano, questo è, ecco perché. Quindi ci sarà questo problema al bagno di casa Martini, ed entreranno degli idraulici. Ed io risolverò due problemi. Il primo è quello del bagno, che si protrarrà per tutta la serie. Il secondo non si potrà dire, ma è un altro problema di casa che insomma io proverò a... Intanto volevo salutare LDA e il buon Gandini, gli amici, scusate, io sono arrivato e questo ho detto tutto, grazie, che devo dire qualcos'altro? No, va bene. Io volevo farti un ringraziamento particolare, Fabrizio, perché è stato il primo a darmi disponibilità per venire. Ha fatto anche un salto a marzo al raduno, perché io a marzo ho fatto un altro raduno dedicato interamente alla fiction italiana, che rifarò ad ottobre se sono ancora viva, quindi è venuto anche lì, è venuto anche oggi ed è veramente una persona molto gentile, e è arrivato un personaggio storico di Medico, che ve lo ricorderete quando era molto molto piccolo. Ciao a tutti, scusate il ritardo. Prima di tutto vorrei sempre comunque sia ringraziare Lilli per avermi dato la possibilità di essere qui. E questo è il mio secondo raduno che faccio. E niente, sono Emanuele Cito,
per chi non se lo ricordasse l'LU. E niente, comunque sono contento di essere qui oggi. Grazie. Ti ricordi qualcosa di quando avete girato? No, ti ricordi niente. No. Però comunque io sono molto contenta, perché io, con tutto il rispetto per le ultime serie, io sono molto molto affezionata alle prime. Quindi sono molto contenta di avere attori delle prime serie, dalla prima alla quarta, perché Medico... Sono 20 anni che c'è Medico, perché si è iniziato a parlare di Medico nel 96, l'hanno iniziato a girare nel 97 ed è andato in onda nel 98, quindi sono 20 anni di Medico. E quindi, insomma, avere attori delle prime serie è, insomma, per me è molto importante, quindi sono molto contenta. Adesso comunque dovrebbero arrivare altri, tipo Monica, che se non arriva la uccido. Sì, Cristiana, dovrebbe arrivare Stefano Dionisi e altri, però un po' più tardi. Ah, restate fino, per chi può restare, restate fino a verso le 7, perché comunque verso le 18 proveremo a chiamare Margot. Margot è in Canada, mi ha detto non mi chiamare prima delle 18, perché se mi chiami prima delle 18 è notte fonda da me. E allora mi ha detto di chiamarla alle 18. Poi Paolo Sassanelli anche all'estero, e quindi mi ha detto di chiamarlo sul tardi, e cercheremo di chiamare degli attori. E niente, se si può fare vedere il video di saluti intanto. No, anzi, il video di presentazione di tutti gli attori. Grazie. Siorli, sta qui, Siorli. Lì, qui, che perciò. E tu? Lei? Io sono sempre a dieta. Sempre. Anche domani sera. Beh, ogni tanto uno strappino alla regola lo posso fare. Beccata. Interrompete il video. Ciao. Interrompete il video. Alice, bene. Interrompete il video. Sì. Tua zia. Grazie, scusate il ritardo, pioveva un sacco. Voi state qua al coperto e fate bene. Ciao a tutti, grazie per essere qui. Tanto ci vediamo tra pochissimo. Ci vediamo qua. Oh. Ballonata oggi. Sei arrivata proprio nel momento in cui stavo facendo vedere il tuo ciao, pezzo. Ciao ragazzi, ciao. Ciao. Non ci sono più sedie. Ciao. Dove mi metto io? Ok, tu dove stai? Giù. Portate le sedie, mi raccomando. C'è un po' di casino, io come sapete. Sono mai zitta. Ah, ok, perfetto. Dovete abbattermi per farmi stare zitta. Sei arrivata proprio nel momento in cui stavo facendo vedere il tuo pezzo. Quale pezzo? È perché ho fatto ho ritagliato un pezzo di ogni attore presente. Qua andiamo avanti fino a sera. Meraviglioso. Volevo... Che è successo? Niente, facevo ciao. Non ero io. Come a scuola, devo stare composta. Dicevo sempre, stai buona, stai composta. Adesso starò bravissima. Io aspettavo con ansia Monica, perché Monica è sempre stata ad ogni raduno una grandissima spalla. Lei mi ha sempre aiutato ad ogni raduno, dal primo all'ultimo, e veramente senza di lei io non avrei mai fatto i raduni. Quante cose belle, grazie. No, sono felicissima, anche perché è un'occasione per incontrare voi. Anzi, vi porto i saluti di Anna Favella, di Rosanna, che avrai già detto tu, e poi c'è un altro saluto, c'era una persona che voleva partecipare, mi ha scritto un messaggio ieri dicendomi voglio
esserci anch'io al raduno la prossima volta, ed è un cantante, ed è Alessio Bernabei di Drijack, che mi ha detto di salutarvi, voleva essere qui, perché mi ha proprio scritto ieri, ma quando c'è il prossimo raduno? E dico, quando c'è il prossimo raduno? Potevi venire, ma purtroppo questa sera è a Miss Italia, a Jesolo, quindi non può venire, però la prossima volta vuole esserci perché è un fan di Un Medico in Famiglia e vuole incontrare, e comunque vuole incontrare anche tutti voi, perché insomma sa che ci seguite tanto tanto, e quindi vi saluto, poi magari facciamo un piccolo video, gli facciamo un saluto e glielo mandiamo. Vi va dopo? Sì. No, puoi continuare a parlare? Posso continuare a parlare? Che devo dire? Salutare tutti. Mi fa lei la suggeritrice. Sono come sempre contentissima di essere qui con voi, e lo sapete perché voi mi seguite anche molto, ci seguite tantissimo, e devo dire che anche mi seguite molto, e sono felicissima quando mi scrivete. Poi tante volte non riesco a rispondere perché mi si accavallano i messaggi, poi faccio un po' di confusione, sono pasticciona, torno indietro, vado avanti, però insomma quando posso lo faccio proprio di cuore, perché lo sento molto, come sento la vostra vicinanza, mi piace stare con tutti, mi piace stare con voi, trasmettete un sacco di affetto, di calore, bellissimo il fatto che seguiate la famiglia Martini da un sacco d'anni, che rimaniate fedeli, poi sapete tutto, io leggo, sapete questo, quello, gli intrecci e l'età e questa cosa qui, e questa è l'età, ho visto che è stata una cosa molto sentita, cioè è un topic, l'avete detto prima? No, perché è un topic l'età di Anna, di Annuccia, è stato proprio il... E comunque sia, siete proprio attenti, l'importante è che ci vogliate sempre bene, che vi piacciano tutte le storie, e che vi affezionate anche non solo ai personaggi ma anche agli attori, perché insomma poi noi portiamo sempre qualcosa di nostro dentro ad un personaggio, ecco, in quel caso Gloria, insomma, io porto un po' di solarità a questa cosa, insomma il personaggio è svampitello, ma cerco di farlo anche con una ingenuità, con un po' di innocenza e insomma con leggerezza e con allegria, perché quello che serve tante volte nella vita è anche, cioè, essere persone sensibili e profonde, ma tante volte avere un po' questa leggerezza che ogni tanto ci porta anche come con un palloncino, ci porta in aria, ci fa vedere le cose anche sotto un altro punto di vista. E dopo insomma poi chiacchiereremo, se avete delle domande fate delle domande, qualsiasi cosa, perché io vado a loop, io continuo. Adesso ripasso la parola a Lilli. Certo. Ascoltate, mi è venuto in mente una cosa, mi potete portare una locandina, perché ad ogni attore che è presente vorrei far firmare una locandina per ricordo. Anzi due, perché una per me e una la mando a tutti i fan che qua non sono presenti. Quindi mi potete portare due locandine piccoline dalla mia borsa di sopra, perché lui deve andare via, quindi la firma. Grazie. Scusa. Perché ogni tanto mi ricordo un pezzo, allora... E stavamo facendo vedere il video di presentazione e... Però l'abbiamo interrotto perché sei arrivata tu. Io arrivo sempre nel momento, interrompo, ma si può ripartire, no? Sì, però si può mandare avanti? Oh mamma mia! Vabbè, fai vedere il video di saluti degli attori che non ci sono. Che non ci sono. L'ho fatta grossa. No, mi hai detto tu, entra così. Hai fatto bene. A tutti gli amici del Medico in Famiglia un saluto, un arrivederci a prestissimo e grazie di seguirci. Arrivederci. Ciao a tutti, mi dispiace non essere lì oggi con voi, vi voglio bene a tutti e divertitevi, dai e giù, ciao! Ciao a tutti i fan di Medico, sono felice di mandarvi un saluto e di annunciarvi che nella nuova serie tornerà anche Ciccio, quindi occhi puntati. Ciao! Di fare il massaggio per i fans del Medico in Famiglia, figurati, sono gentilissimi e carinissimi. Il problema sono gli attori. Ma poi Valentina, quella non mi fa neanche pensare a Valentina, quella che faceva mia sorella. Il video è partito, Giorgio. È partito? Sì. Buongiorno a tutti. Ciao ragazzi, non posso essere lì, come vedete sono chiuso qua, imprigionato in questo tipico paesaggio torinese, come state vedendo, perché io e Margot ci siamo trasferiti a Torino
tra l'altro Margot sta facendo il video in questo momento, quindi poi toccherà fare il contrario. Margot, salutali, no? Vabbè, comunque, poi viene a salutarvi con tutti i bambini, eccetera, eccetera, e il piccolo Carlo, i gemelli, tutti. E niente, non posso essere lì come vedete, sono qua per lavoro, però il medico in famiglia è sempre nel cuore, quindi vi ringrazio anche per quest'anno avete organizzato questa giornata. Non ci sono, però recupereremo l'anno prossimo. E vedo anche, no, ma ci sono anche i colleghi, ma non ci posso, guarda che c'è anche Valentina. Non ci posso essere. Valentina, quanto mi sei mancata, guarda, che bello sentire questo silenzio qua senza che stia a fare tutto sto casino. Comunque, un abbraccio a tutti e speriamo di esserci l'anno prossimo. Viva il medico e famiglia. Ciao a tutti. Ciao. Ciao ragazzi, mi dispiace, come vedete non sono a Roma, né ci sarò il giorno del raduno, però vi volevo mandare il saluto e un bacio a tutti quanti. Ciao a tutti, volevo mandare un saluto e un abbraccio a tutti i fan di Medico in Famiglia. Attualmente lo zio Giulio è prigioniero in una Sacher Tort, Lele e mia sorella mi hanno barricato in una Sacher per impedirmi di fare altri danni. Quando andate in pasticceria date un'occhiata alle Sacher Tort, vedete se riuscite a trovare lo zio Giulio inside e liberatemi. Ciao, un abbraccio. Ciao a tutti dalla vostra Edi Angelillo, anzi forse è meglio dire dalla vostra Irene. Un bacio grande a tutti voi e speriamo a presto. Ciao. Allora, eccomi qua. Ciao a tutti. Sono Paolo Sassanelli. So che siete tutti impegnati per il raduno e questo video è per il raduno. Come avete visto, io sono in un albergo a Bologna, sto girando l'ispettore Cogliandro, ma sto anche girando Medico in Famiglia. Va bene, un saluto a tutti quanti e che tutti abbiate una bellissima vita. Un bacio, ciao! Ciao a tutti, grazie per avermi invitata al vostro raduno. Io non sono a Roma in questi giorni, quindi vi mando un grande saluto da fuori e vi abbraccio alla prossima. Ciao, Sabrina! Un saluto a tutti i fans del medico dall'LU. Ciao! Una parola è troppa e due sono pochi! Un grandissimo saluto da Peppiniello, dal Canada, a tutti i fantastici fans del Medico in Famiglia. Se voi suggerite di scritturare di nuovo Peppiniello al direttore artistico, al produttore artistico Carlo Principe della Publispay, io ritorno volentieri. Un bacio a tutti, grandi saluti, ciao. Buonasera a tutti, un caro bacio da Rosalbo, un bacione da me, Stefano Fresi. Mi dispiace tantissimo non poter essere con voi la sera del raduno, adesso sono a Roma e questa è casa mia, però la sera in cui ci sarà il raduno sarò a Milano a girare un film e spero comunque che ci sia una bella fetta di cast e ci siano gli amatissimi amici Lunetta, Lino, Francesco, Pietro, Milena, insomma tutti quelli possibili e immaginabili. E vi mando un abbraccione grande, spero veramente di riuscire a venire al prossimo raduno e grazie per avermi voluto in questa bellissima manifestazione e ancora davvero mi spiace non esserci di persona. Comunque saluti a tutti, soprattutto al Centinin, vi voglio tanto bene e giuro che non vi rubo niente. Ciao. Ciao amici di Un Medico in Famiglia, ciao dalla vostra ex Valentina, adesso non sono più una rovina famiglia, giuro. Ciao. Un Medico in Famiglia mi ha dato veramente grossissime soddisfazioni e ho incontrato veramente dei colleghi eccezionali durante la lavorazione, persone che poi ho continuato a incontrare anche in altri set. Insomma, mi dispiace veramente tanto, ma io sono sicuro che andrà alla grande e che sarà sicuramente il migliore di sempre. Ciao! Buongiorno amici, anche se un po' in ritardo, sono Francesco Foti, volevo farvi un caro saluto a voi che siete tutti lì riuniti. E una confidenza, io non sono come Tiziano Corradi e comunque Tiziano Corradi non è così cattivo. Ciao, buona giornata a tutti anche dal cane Martin, eccolo qua. Ciao! Ciao a tutti, come va? Mi dispiace non essere con voi. Vorrei ringraziarvi per l'affetto che avete mostrato al personaggio di Stefano, il personaggio che interpreto in Un Medico in Famiglia. Beh, devo dire ci sono affezionato anch'io a quel personaggio, perché è un personaggio, direi, puro, un personaggio forse fedele. Comunque l'esperienza di medico è stata un'esperienza bellissima per me.
formativa anche. Ho collaborato con dei colleghi fantastici, si è creata una bellissima atmosfera, ma soprattutto ho conosciuto un grandissimo pubblico, cioè voi, che non conoscevo, perché direi che Medico è l'unica serie televisiva in Italia che riunisce tutta la famiglia, quindi dai nipoti, passando ai genitori, fino ai nonni, e questo lo trovo bellissimo. Grazie ancora, tanti baci, ciao! Ragazzi, eccoci qua. Allora, io sono Emanuele Caserio, non so se vi ricordate, avevo un ruolo piccolissimo, interpretavo Ragno, lo spacciatore di Emiliano. Vi mando un abbraccio e un forte bacio e spero stiate facendo un bellissimo incontro con tutti gli altri attori. Ciao, ciao, ciao. Ciao a tutti ragazzi, un bacio da Napoli. Mi spiace non essere lì, ma per motivi lavorativi non posso abbandonare questa bellissima città. Spero che il raduno sia meraviglioso come tutti gli altri. Vi mando un grandissimo bacio da qui. Ciao! Un saluto a tutti, un abbraccio e sarebbe piaciuto essere qui con voi, ma purtroppo sto lavorando anche in altre situazioni rispetto alla recitazione e vi auguro un buon divertimento e che siate sempre così tanti e numerosi a seguire Un Medico in Famiglia. Ciao da Antonio, Di Matteo, Dottor Feroci. Allora, volevo salutarvi, salutare tutti quanti. Ciao Lili, buon lavoro e a tutti voi, perché non so se ci sarò o non ci sarò, dunque mi tutelo. Divertitevi. Ciao. Grazie a tutti di essere venuti, grazie a voi di seguirci sempre e di volerci un sacco di bene. Puoi dico le stesse cose tue, grazie a tutti per essere qui, per seguirci sempre tantissimo e per volerci tanto bene. Ai 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 ai, un giorno ti innamorerai. Un grandissimo saluto a tutti gli amici fan di questa fiction meravigliosa, Un Medico in Famiglia. Dai Los Locos, che hanno firmato la prima sigla della prima serie del Medico in Famiglia, vogliamo salutare tutti i fan di questa fiction veramente gloriosa. Anzi, io proporrei, perché non richiediamo ancora una volta la sigla, che torni la sigla originale, quella l'unica vera sigla. Vogliamo pensarci. Ci pensiamo. Un saluto a tutti gli amici di Un Medico in Famiglia. Ciao a tutti, ciao. Voi, un abbraccio. Buona festa a Los Locos. Ciao. Ciao, 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 ciao. Allora, un saluto a tutti quanti. Io sono in teatro, purtroppo non posso essere qui lì con voi, ma ci sono col pensiero e col cuore. Ciao. Ciao Putei. Mi dispiace di non essere con voi al raduno, ma non sono a Roma e non potevo non essere dove sono adesso, non potevo. E quindi niente, divertitevi e niente, ascoltate una roba, spero di vedervi presto e niente, grazie, grazie sempre per tutto l'affetto che mi dimostrate, che ci dimostrate. Ciao, bacetto, ciao, ciao a tutti e grazie. Un bacio grande, ciao. Ci rincontriamo, signor Bond. No, scherzo, ciao a tutti, come state? Volevo fare questo piccolo video per salutarvi, mi dispiace questa volta non sono riuscito a venire a raduno perché sto lavorando e quindi da questo bunker nel quale mi trovo vi mando un grande bacio, saluto Lilli, saluto tutti gli organizzatori e divertitevi con tutti gli attori che ci sono e a presto, ciao! Ciao ragazzi, ciao a tutti, mi dispiace ma anche quest'anno non riuscirò a essere tra voi. Giuro che siete proprio bravi, ogni volta che io ho qualcosa da fare voi fate un raduno di Medico in Famiglia, io non posso venire. La vostra Melina vi ringrazio per l'affetto e con molto rammarico vi mando un bacio. Mi riaccende, ecco il microfono è riacceso. Comunque dovrebbe arrivare Edoardo, Stefano Dionisi, e Cristiana Vaccaro, e molti arrivano dalle 5 in poi, quindi aspettiamo e intanto volevo fare questa pazzia che ho detto prima, che non ho mai fatto nessun raduno, quella di... Ciao a tutti, ciao.
Ciao. Ehi. Complimenti, eh? Ciao. Complimenti. Io sto in piedi. Perché hai messo qua adesso? Perché non ci sono più. Perché non ci sono le sedie, le mettiamo là davanti. Dai, sì, ma io non mi metto dietro, è lo stesso. Ma Stefano Dionisi vuoi che lo metto dietro? Dai, va là. Allora, ringrazio tantissimo di essere qua. Quella è la scaletta, non preoccuparti. Ti ringrazio tantissimo di essere qua. Se vuoi dire qualcosa... No, voi mi avete fatto un grande applauso, grazie. E sono contento di aver visto tutti in azione le prime puntate, sono molto contento. Meglio di Mafia, cos'è? Squadra Antimafia, molto meglio il nostro. Più vero. Più sincero, più diretto, senza arroganza, no? Una scrittura molto semplice. E poi sono tutti così belli gli attori, i giovani, ci saranno un sacco di fan, anche proprio di fan dei ragazzi e delle ragazze, giovanissimi, immagino. E che altro possiamo dire? Ci sono i sceneggiatori? No. Grazie ancora. Sì, sì. Ma questa nuova trama, no? No, io non so niente, però, e non si può svelare niente, però non ci rovinate l'infanzia, vi prego. Vabbè, c'è il secondo papà, nella vita un bambino non può avere solo una chance. Pensa se uno dei genitori morisse. La vita è una chance continua, dal momento che tu nasci puoi avere delle difficoltà e una vita più facile o meno difficile. Non sono i bambini che distruggono le famiglie, sono le famiglie che fanno del tutto per autodistruggersi. È anche sbagliato tornare indietro nel tempo e cercare delle cose che uno non ha vissuto troppo bene, come il mio personaggio, però è leale, semplice ma leale, dice: è successo questo, fammi partecipare. È un senso comunitario della famiglia, più ingrandito. Vorrei. Ci sono un sacco di figli, poi è vero, è quello il senso della famiglia Martini. Tutti quei figli e comunità, ecco, la famiglia che finalmente si stacca da un nucleo isolato, come spesso facciamo, e diventa, la parola famiglia prende valore quando c'è comunità, se no la famiglia tra noi è solo egoismo. Quindi è importante fare, una volta che ci siano le basi in famiglia, di aprirsi. È un po' come dice Papa Francesco, io non sono credente, però Papa Francesco dice di aprirsi, accogliere, e questo. Noi allora accogliamo tutti i personaggi nuovi, perché comunque ogni personaggio fa di medico quello che è, cioè una bellissima fiction, e ringrazio ancora tutti di essere qui. E io adesso volevo fare quella cosa che volevo fare prima, però chi è arrivata? Ah, è arrivata un'altra attrice, Chiara Guerra, faceva Agnese, la figlia di Oscar, quella di tanti anni fa, non quella di adesso. Yes. Scusate, ma c'è solo un microfono, quindi mi devo giostrare con uno.
E volevo far parlare la nuova attrice, è arrivata, però è là in fondo. E... sì. Grazie. Ciao a tutti, siete bellissimi. Io non, cioè, no, non so, cioè, io sono venuta perché mi hanno invitata ancora un po' di anni fa e mi dispiaceva, dato che vedevo che ci tenevate così tanto, allora ho fatto un salto a trovarvi. E, ecco, io non è che sono proprio un'attrice, cioè, ero più una bambina un po' scatenata di 4 anni. E, ecco, io devo dire qualcosa. Ricordo che ho sinceramente è di quando sono venuta qui a Roma e nel set c'era in camera ancora di Biciccio, c'era un Teletubbies giallo, e Lala, che era il mio preferito perché era il più carino, e ogni volta finito di fare le prove io andavo su in camera, cioè non mi ricordo neanche più dov'era, e a vedere, a giocare con questi bambolotti, e insomma quando ho finito di fare il mio lavoro i registi me l'hanno regalato, quindi ce l'ho ancora. Ecco, ok. Purtroppo il microfono ce lo dobbiamo aggiustare in sto modo così. Ciao a tutti, mi chiamo Federico e facevo Francesco l'anno scorso, quello, cioè, della serie prima, nel Medico in Famiglia 9, non so se vi ricordate tanto. Si ricordano tutti. Si ricordano io. E, mi fa piacere siete venuti in così tanto, perché oggi comunque non è oltre ad essere una bella giornata che siamo tutti insieme, purtroppo è successa questa cosa ad Amatrice, infatti avevo anche dei miei amici che giocano con me che stavano là ed è bruttissimo lì, però mi fa piacere che siamo tutti qui comunque per sostenere questa cosa e mi fa piacere di stare con voi. Non ce la posso fare comunque a gestire tutto, è appena andata via la signora a cui abbiamo fatto la donazione, ci ringrazia tantissimo e io sono appunto contenta perché tramite lei so per certo che i soldi andranno concretamente ad aiutare queste persone, perché a volte fai delle donazioni e non sai a chi vanno concretamente i soldi, quindi sono molto contenta. Tiziana. Monica, puoi tenere una? Che saluto di qua. Ragazzi, io vi saluto, vorrei restare con voi di più, ma non posso, devo partire. Grazie a tutti e continuate a seguire un medico. Ciao a tutti. Ciao Cristiana, grazie mille per essere venuta e ti passo il microfono. Sì.
Così subito, d'amblè. Ciao a tutti, io vi ringrazio moltissimo, anzi mi scuso per essere arrivata così in ritardo, ma ora sono qui, ho portato anche una scena che mi è stata chiesta, ho portato la scena con Lino perché insomma non posso, volevo portare anche una con Fabrizio, ma forse è ancora troppo presto. E quindi poi magari Fabrizio stesso o anche Stefano, se vuole, mi leggerà Lino e la facciamo, se vuoi, quando vuoi. E grazie. Aspetta, non ho Stefano, mi leggerà. Non ho capito, hai portato una scena che puoi recitare qua? Cioè, posso recitare? Tu mi hai detto portala, la leggiamo. Sì, perché è a tutti i raduni qualche attore ha fatto delle scenette, no? Il secondo raduno l'hanno fatto Edoardo e Leonora, il terzo raduno Valentina e Flavio, il quarto raduno Riccardo e Domiziano, e il quinto raduno non so chi farà la scena, chi vuole. No, no, ma c'è la scenetta nella scaletta. E quindi se volete, se Cristiana è il copione, in diretta potete... Sì. Che scena è? Allora, non l'ho riletta, ora mi giustifico subito. E dunque, la scena in cui nonno libero... mentre Maddalena si sta facendo il rosario in camera, gli dice che può rimanere in casa, ecco. Però Lino non c'è. È già andata in onda. Esatto, quella devi fare. Devi fare Lino. Ma non faccio il rosario. Facciamo una foto. Non potevo portare una scena. Ascoltate. Ecco appunto, e volevo chiedere, siccome, scusate, una cosa alla volta, e siccome Lino non c'è, purtroppo Rosanna ha fatto di tutto, ma doveva partire per la Puglia, però saluta tutti, lui è sempre venuto, è sempre stato gentilissimo, purtroppo quest'anno non c'è, però lo saluto e saluto anche Rosanna, e, però siccome... Cristiana e Domiziana potrebbero fare una scenetta insieme, sì. Elena poi arriva poi sì. Alla fine, si lamenta di questa proposta. Sì, potete fare. Fabrizio, la vuoi leggere? Ah, comunque, non... No, no. Potete fare la scena, scusa Cristiana. Sì. Nel backstage si vede una scena in cui lui canta una bella canzoncina per lei. Ecco, già siccome si è già vista nel backstage, si potrebbe rifare perché è molto bella. Quindi Cristiana e Fabrizio. Posso fare il saluto, scusate? Sì. Posso salutare, scusate. Mi dispiace molto, mi dispiace per i colleghi innanzitutto e per voi con voi, ma devo scappare. Io sono reduce da Venezia. Adesso corro in produzione perché stiamo in trepida attesa. Fateci in bocca al lupo. Grazie. Il più grande sogno, orizzonti, giovani registi. Grazie, grazie, scusate, è sempre un piacere. Ciao. Sì. Ma qualche anticipazione da Braccialetti Rossi 3 ce la puoi dare? Anticipazione? Da Braccialetti Rossi 3. Braccialetti Rossi 3 fra poco andrà in onda, a ottobre va in onda, saranno, non ho capito bene se 7 o 8 puntate, c'è una cosa infinita, passerete tutta la gioventù a guardare Braccialetti Rossi. Anche lì non faccio il bambino ma faccio un nonno e insomma poi ci saranno degli sviluppi, abbiamo dei progetti ancora grandissimi con Braccialetti Rossi. Ciao! Voglio, la foto però. Fateci una foto. La foto. Fateci una foto. Scusa. Io da sotto non posso, metto solo la mano. Grazie mille. Ciao. Allora ve la sentite Cristiana e Fabrizio. Ciao. Ok. A lui devi darlo. A tutte e due mi mettete là? Sì. Io lo guardo con amore, però. Ecco, mi rimetto una mastera ancora, vai. Il microfono. Hai
aiutatemi. Qua, guarda, ok. Vabbè, allora nella scena in cui fa la serenata ci sono anche Popò, tutti quanti. Okay, okay, allora andate. Andate. Perché te ne sei andato? Sì, è l'unica serenata che guardo loro, no? La serenata? Però accenno solo quella che si è vista. Vengo lì da te, amore mio. No, guarda loro. Guarda loro. La serenata però avviene perché insomma succedono tante cose. Io insomma tra di noi, no, tra di noi, insomma, c'è questa storia. Lei si è molto capita, tu sei molto timorata di Dio, questo è, si è capito nella serie, no? E il mio personaggio invece è molto comunista, quindi avremo questi problemi. E la serie, a un certo punto, prova a regalare. Te stai zitto da dietro, per favore. Qui stiamo facendo dei momenti artistici. Oh, scusate, ma Popò è una cosa incredibile. E, ma non ho capito, tu fai la cosa e io devo cantare, quindi tu. Vabbè. Io ti guardo con amore. Ok. Faccio tutto io. La scena tu stai qua. Sì, perché. Dopo vabbè. Io sono lo guardo con amore, quindi. Che è una cosa che abbiamo registrato 7 mesi fa, quindi potrei anche non ricordarmela, diciamo. Però insomma, quello che viene. Vabbè, improvviso. Voglio cantare per te, fior de verbena. L'amore mio si chiama Maddalena. Pure se ce lo so che sei bigotta. Me so preso per te una bella cotta. Questo era, insomma. No, la... Bravo. Ok, allora, però adesso io direi di chiamare qualche attore perché poi è tardi. Perché volevo fare questa prova di saluti, il mio telefono. Ok. E sì, perché allora, adesso io scorrerò la mia rubrica telefonica e chiamerò qualche attore se risponde con calma, Allora, sì, Margot ha detto di chiamarla dopo perché è in Canada e è tardi. Allora, chi chiama? Chi volete chiamare? Giorgio? Giorgio Marchesi? Rosanna, proverò a chiamarla ma è in viaggio per la Puglia e non so se risponde. Comunque, chiamo Giorgio. Silenzio. Dai, che risponde. Pronto? Sei in diretta dal raduno di un medico in famiglia. In diretta nazionale. Sono contento di sentirvi. Volevo abbracciarvi tutti fortemente. Purtroppo sono fuori Roma e non ci sono. E anche, innanzitutto, fare i complimenti anche a. Insomma, la famiglia Martini che continua a mietere successi anche quest'anno, quindi un abbraccio forte ai colleghi che quest'anno ho visto molto poco perché io faccio un veloce passaggio quest'anno e soprattutto a voi che organizzate queste cose e che continuate a seguire la mitica famiglia Martini, quindi un abbraccio a voi e un grazie sempre. Salutate tutti, Giorgio. Grazie mille Giorgio, sei fantastico. E che in che puntata di Medico 10 ti vedremo? Come scusa? In che puntata di Medico 10 ti vedremo? No, bisogna aspettare l'ultima, proprio l'ultima. L'ultima, ok, perfetto, ok. Va bene, grazie mille Giorgio. Ciao. Ciao, 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 ciao.
ce l'abbiamo fatta. Provo a chiamare Rosanna, però non so se risponde. Posso provare a chiamare Rosanna? Però tentarlo in voce. Ok. Vai, se non risponde. Chi chiami? No, no, sì, perché... Ah, scusa. Stiamo chiamando. Un applauso a Flavio! Vieni qua, vieni. Sto provando a chiamare, ma... Non so se risponde. Non risponde. Niente, non risponde. Proviamo Emanuela Grimalda. Prova Emanuela Grimalda. Se suona. C'è intanto uno squillo che va. Lo so. Facciamo uno scherzo al telefono a qualcuno. No. Pronto? Pronto? Sei in diretta dal raduno di medico. Saluta tutti. Ciao. Ciao Buttei. Siete fantastici. Un bacio a tutti. Ci manchi nella decima serie. Ma porca miseria, vale della roba. Cosa dobbiamo fare? E così va finta. Sempre avanti, vi mando un grande bacione, un bacio enorme. Dai, vi voglio tanto bene. Salutate! Tutti. Grazie mille. Grazie a voi di Mercedes. Un abbraccio a tutti i miei colleghi, alla famiglia Martini. Da un basetto anche al Puteo, a tol bel Puteo. Senti, lui è anche il motivo per cui non puoi esserla, però vi mando un grande abbraccio, veramente, un grandissimo abbraccio a tutti proprio. E niente, alla prossima, divertitevi. Ciao, grazie mille. Ciao. Un bacione, un bacio, ciao. Ciao. ma Flavio, non ho il numero. Valentina, proviamo. Ma sta girando, quindi non sa se risponde, ha detto. Però proviamo. Perché stava girando. Niente, sta girando, raga. Mi dispiace. Semmai ha detto che richiama lei. E dovrebbe anche chiamare Sabrina Paravicini, Jessica, e adesso però non mi ricordo più. Chi? Pietro? Non ho il numero di tutti, raga. Che facciamo? Farmi fare delle domande? Sì, no, sì, ci sono domande. Se si può rimandare il video dei... Ci sono domande? E Giulio non può, sta girando. Vuoi dire qualcosa di Giulio? Alex, vuoi dire qualcosa di Giulio? Perché hanno chiesto di Giulio. No, anzi, ufficialmente porto i suoi saluti. Dice che gli dispiace moltissimo non essere qui. Ci ha provato fino all'ultimo, ma è non solo a teatro, ma anche in mezzo a un progetto filmico del quale non posso dire nulla. Però sta proprio in prova, quindi avevamo pensato di fare una telefonata di omaggio, ma purtroppo non, mi hanno detto che proprio non riesce, perché sta in prova lettura.
proprio in questo orario qua e ha staccato il telefono. Però vi saluto tutti quanti, ringrazio moltissimo Lilli ovviamente e tutti quanti voi, e vi abbraccia come se foste una famiglia. Eleonora non poteva e non può neanche fare la telefonata. E, io volevo ringraziare, oltre alla Monica qui presente, e anche Riccardo, e poi Vania De Moraes, che purtroppo non può perché anche lei sta lavorando, Ginny Stefan, e Rosanna, Lino e Valentina, che sono stati veramente gentili da sempre, e anche se alcuni non sono mai venuti oppure non sono presenti oggi, comunque sono sempre stati molto gentili con me e quindi li ringrazio pubblicamente. E siamo sempre in diretta sulla pagina Facebook I Raduni di Lilli, per chi fosse arrivato da poco, e la diretta radio non abbiamo potuto farla. Poi stasera andiamo a cena tutti in un ristorante qua vicino, anche gli attori sono invitati se vogliono. Sì, tutti. Un ristorante gigante. Sì, 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 sì. Ho fatto fare delle ho fatto fare. Che bello cosa? Che bello il fatto che insomma ci sia tutto questo raduno, che poi voi andiate tutti assieme. Sì, sì, andiamo a cena insieme. No, è bello che abbiate fatto amicizia, quello sì. Dicevo. Sì, grazie ai raduni sono nate un sacco di amicizie, anche è nato anche un amore, sì. Chi facciamo un po' di gozzo? Giuseppe e Alessia. Dove sono Giuseppe e Alessia? Vogliono salire sul palco? Alzatevi. Dove sono Giuseppe e Alessia? Vi faccio i fatti degli altri sempre io. Chi sono Giuseppe e Alessia? Vabbè. Saranno a casa di Bari. Loro no. Se non vogliono venire non importa. Comunque volevo anche dire che questa è la giornata in cui tutto è possibile, quindi se qualcuno vuole venire qua, ringraziare qualcuno, abbracciare qualcuno, fare qualcosa. Ringraziare d'amore. Esatto. Nel senso che tutto quello che normalmente non si può fare, oggi si può fare. Quindi, mi raccomando, io attendo con ansia anche Edoardo. Se sì. Avete qualche curiosità, una domanda? Ti aspettavamo tutti, mica ti metti nell'angolo. No. Ciao a tutti, scusate il ritardo. Hai capito? Chi è che non è mai venuto al raduno? Uno, due, tu sei venuto l'anno scorso? Ecco. Ah, tu c'eri, è vero. Va bene, scusate il ritardo e niente, sono molto felice di essere qui con voi. Sono molto contento, grazie. No, puoi sederti qua. No, vabbè, ti volevi mettere nell'angolo, no, non esiste proprio. E ti ringrazio tantissimo di essere qua. Aspetta, un messaggio di Eleonora. Sì. Ho un messaggio da parte di Eleonora che vi saluta tutti, che purtroppo quest'anno non è riuscita a venire, però vi manda un bacione grandissimo e grazie del seguito, che insomma i bei messaggi e tutto che è stato insomma le inviate sui social dall'inizio di questa 10ª stagione. Quindi un bacione da Ele. Okay. No, comunque stavo appena dicendo, attendo con ansia Edoardo, cioè, ti giuro, una cosa stupenda. No, io volevo ringraziarti, fare un ringraziamento particolare perché sei veramente dolce. Guarda, hai detto dolce, hai detto tipo 5 volte dolce. Cioè, magari. No, purtroppo è già impegnato. Ma lo sai che io... Ma anche tu sei impegnata, Lilli? Sì, anche sono impegnata con un bellissimo ragazzo che si chiama Luca e sto insieme a lui da 7 anni e lo ringrazio tantissimo perché lui mi accompagna sempre a tutti i raduni. Sì, lui. Luca!
venire? No, adesso che ho detto questo, comunque ringrazio anche i miei genitori, che li faccio dannare tutti gli anni. E comunque ringrazio tutte le persone che mi aiutano nell'organizzazione e anche le persone, gli attori, tra cui Edoardo, che sono gentilissime, che rispondono sempre. E sempre. Microfono? Ok. No, veramente, cioè io non è che voglio fare niente, cioè, per carità, però cioè veramente. Cioè, posso dire? No, devo finire io, perché cioè veramente. Io stresso tutti gli attori, no? Da un sacco di mesi, ma Edoardo è l'unico che risponde sempre con un sacco di dolcezza, mica dice sì vengo, no? Dice scusali, ti ringrazio tantissimo, cioè fantastico proprio. Un gesto normale come rispondere è proprio visto come, no? No, figurati, grazie a te, come adesso è il quarto, il terzo, no, per me è il terzo, il quinto, però è il quarto che vengo. Dal secondo, quindi sì, è il quarto. È il quarto, eh beh, è sempre un piacere tornare qua. Quindi. Ok, voglio dire qualcos'altro, vabbè, io non so se voi avete fatto già la trafila di, no, dei personaggi di quest'anno, di tutto, allora dirò anch'io brevemente qualcosa su Emiliano, che come avete visto non si è visto praticamente su Medico, e che effettivamente non si vedrà perché in realtà, no, sto scherzando, no, Emiliano quest'anno insomma se la vede parecchio, parecchio dura. Adesso abbiamo conosciuto in queste prime puntate no, i nuovi personaggi, i nuovi arrivi, no, i vari sviluppi. Anna che si è tolta il tatuaggio, e, sì, sì. Però non guarda, io vi do solo una piccola, non so come dire, sì, una piccola anticipazione rispetto al fatto che comunque, se ben ricordate, nella nona stagione Anna ha fatto un prestito a Emiliano, no? Salvandolo dalla droga, quindi ci sono dei conti in sospesi ancora, che in sospeso insomma dovranno essere, no, affrontati, quindi non vi preoccupate, apparirà prima o poi. Va bene, ok, poi non posso dire altro perché sennò, esatto, lì il video, perfetto. Allora, sì, ci sono tre ragazze che hanno fatto un video per Edoardo. Francesco, ce l'hai? Io so chi sono, penso. Sì, io l'avevo dato a Francesco, se non ce l'hai è colpa sua, perché sì, sì, sono, ci sono tre ragazze tra tutta questa gente che sono letteralmente pazze di te. Grazie. Sono Giulia Siciliano, Federica Conti e Desire Bracalente. E hanno fatto un video per Edoardo. Mi fai un segno se ce l'hai? Ma lo vediamo tutti, no? C'avete il video? Come mai che stai qui? Io non ti vedo più. Forse perché tu e Federica mi avete costretto. E anche perché dovete. Silenzio, altrimenti non si sente. Io ti ho costretto. Cioè, io che non costringerei mai nessuno. No, no, stai scherzando. Noi ti abbiamo solo detto che se non lo facevi noi potevamo ucciderti. Ma noi mica ti abbiamo costretto. No, no, ma sì, ma avete perfettamente ragione. Sicuramente sarà stata mia nonna a costringerlo. Ma perché? Anche tua nonna conosce Edoardo. Ovvio che tutta la mia famiglia conosce Edoardo. Figurati, anche amici di mio cugino, che ho conosciuto quando ero minion. Dopo 10 anni e poco più di rincontro, vengono da me e mi dicono: ah, ma saputo che Edoardo Brugatore è il tuo idolo. Io lì per lì rimango un attimo allibita. Ma poi capisco che comunque è una cosa normalissima. Quindi se il mio familiare non conoscesse Edoardo, io lo scuderei proprio dal mondo. Ma per il semplice fatto che Edoardo è il centro della mia vita. E se conosci me è impossibile che non conosci lui. E poi è un attore meraviglioso e una persona unica. E quindi si perderebbero solo una forza della natura. Ah, e comunque era alquanto sarcastica prima. Ma pure tu che domande fai? Chi tra i nostri familiari non conosce Edoardo? Cioè, calcolate che se entrate in cameretta mia tra foto scritte non riuscite a capire dove sono i muri. Sì, sì, hai ragione, la domanda è un po' stupida. Figurati, io ho anche scritto su un cuscino il suo nome. E un giorno il cane di mio zio ci è andato sopra. O voi non potete capire il macello che ho fatto. Cioè, tutti si sono girati e mi hanno preso per matta. Ma effettivamente sono matta, ma di Edoardo. Credo che dopo questo video smetterò di chiedermi perché la gente ci prende per fuse. Se volete sapere una notizia, fra tutti gli attori c'è anche Edoardo. Avevo detto io che andrà a fine male, non è un video che siamo capaci di fare noi.
Stai zitta tu. Comunque è meglio che finiamo il video. Non è finito. Ecco, dopo la figura di merda che... Ops, dopo la figuraccia che abbiamo fatto, sono qui a dirti grazie. E spero che questa piccola cosa ti sia piaciuta. E niente, grazie ancora. Ti mando un bacione grande. Ciao, bellissimo. Ciao, idolo. Finalmente questo video è finito. Ci staremo vergognando a morte sicuramente, perché lì su quel palco non ci sei solo tu, ma ci sono tutti gli altri attori e bensì ci sono tutti gli altri fan. Niente, io dopo di ciò ti dico grazie, perché ci sei sempre, anche se tu non lo sai. Mettendo una tua foto mi fai rivivere, mi fai morire. Per questo ti ringrazio. E anche per avermi fatto credere ai miei sogni. Niente, ti mando un bacione fortissimo. Ciao idolo, in bocca al lupo per tutto. Siamo finalmente arrivati alla fine, puoi dirlo. Me ne costretto, giuro, ma sono comunque felice di essere qui per te, che sei tutta la mia vita. Che dire, non sarò lì tra tutti quei fan oggi, mi dispiace un casino, ma sapere che ci sono con il cuore mi consola. Tu, idolo mio, promettimi non arrenderti mai, perché sei una persona meravigliosa e un attore pazzesco. E io ti prometto che ti farò sempre per te. Che dire, sei importantissimo per me e lo sai, sia per quello che hai fatto e per quello che mi hai insegnato, sia per i mi piace, i commenti e le foto e i video pubblicati che mi fanno sclerare, ridere e emozionare in un modo pazzesco. Io ti mando un bacio, un abbraccio grande, sperando di incontrarti presto. Ciao vita mia. Ok. E mi perfetto. Raccomando, non scordarti mai che sei unico. Continuiamo, perché sennò... No, volevo solo dire che una cosa puoi spegnere. Io volevo solo dire una cosa simpatica, no? Tantissimi fan mi chiedono tantissime cose, di tipo mi fai fare un video, mi fai fare un autografo, cioè tantissime cose, però una ragazza mi ha chiesto una cosa che mi ha fatto morire da ridere, mi ha chiesto, siccome non posso sperare in una storia con Edoardo perché è già impegnato, mi puoi far recitare una scena con lui, con il bacio? Mi ha fatto morire. Scusate, prima di tutto grazie di cuore, come sempre, insomma io vi seguo, vi leggo sempre su tutti i commenti e tutto, e grazie di cuore, i vostri genitori mi odieranno, penso che veramente ci sta la mia faccia, vostro padre che c'ha le freccette, capito, questo ha rotto le scatole, non ce la fa più. E comunque no, grazie, scherzi a parte, ma ci stanno tanti bei ragazzi giovani e rampanti e tanti bei maschioni, possibile che proprio io quella del bacio? No, ma non è qui questa ragazza, eh. Ah. No. Ah. No. Per carità. No, comunque anche con Riccardo non scherzano, E nel senso che, cioè, anche mi fate fare un video, mi fate fare un autografo, mi fai fare la foto col bacio, la foto questo, la foto quest'altro, quindi insomma, fatemi sentire un urlo per Edoardo. No, vabbè, sono i più ambiti, si sa. Posso fare un appello? Sì. Allora, prima che arrivassi, stavo entrando, è uscito fuori Lorenzo De Angelis, che interpreta Geco quest'anno, no?
Vi chiederei un piacere, perché è un ragazzo così dolce, gentile e carino che nonostante io e lui, vedrete, avremo insomma delle scene difficili, voletegli bene, perché è proprio tanto carino, veramente. Non dovete essere cattivi con lui scrivendo i commenti brutti. Tanto lo sapete che comunque Anna Emiliano alla fine sono Anna Emiliano, no? Cioè, no? Come ha detto Eleonora, spacchiamo. Però è tanto carino lui, veramente. Poi vedrete, canta bene, ha scritto lui i testi di alcune canzoni che usciranno, quindi insomma è anche un bel uaglione. Quindi insomma, grazie. Siccome un'attrice deve andare via, possiamo rimettere il video di presentazione di tutti gli attori che lo facciamo vedere? Scusate. Che è successo? Signor Lì! Sta qui! Sta qui, signor Lì! Non puoi mandare avanti, però? Mio padre sta qui! Ah, no, non c'è. Mamma, no. Sei proprio... Tutti questi attori che ho messo nel video ci dovevano essere, però il diluvio ha un po' bloccato tutti, pazienza. È arrivato anche, però abbi pazienza, scusa, io non so chi sei. Ah, okay. Non li hai ricoperti. Non lo conosco perché... Una new entry, Gianni Rosato, e farà medico 10. Scusami, pazienza. Se puoi alzarti per salutare tutti. No, ma che scherzi. Ciao a tutti, scusate per il ritardo, ma c'è, come tutti ben saprete, il diluvio universale. E io sto venendo da fuori, da Ostia, quindi è un po' un casino. Grazie mille. Grazie a te. Ah, ascolta, no, vieni qua. Che ruolo avrai in Medico 10? Io praticamente ho un ruolo da cattivo, perché mi scontrerò spesso e volentieri con Banfi e Dionisi. Sono l'usciere all'università, sarò Deodato e non mi odiate. Ok. Grazie. Ad Adriano. Sì. Scusami. No, ma scusami te. Io volevo fare un saluto a tutti quanti di questo grande e caloroso raduno. Grazie, e mi dispiace che non posso continuare a essere con voi. Grazie, ciao. Amore, grazie. Questo qui il gadget per tutti gli attori è il blocchetto con la locandina, mentre per i fan sono queste penne qua. Ciao Lorella. Ti ho chiamato Lorella, oh santa, scusa. Ciao. L'altro attore chi è? Mi dicono che c'è un altro attore, però se... Ciao. Ah, ok. Ah. Ah, ok. Perfetto. Adesso io manderei il video degli attori che purtroppo non ci sono più, perché comunque... No, niente. Scusate. Siccome ho fatto un video con gli attori che non ci sono più, perché io sono sicura che sarebbero... allora, calma. Sì, perché non sono sicura dell'italiano, capito? Quando sono emozionata non parlo bene italiano. Comunque sì, facciamo vedere il video degli attori che non ci sono più. Esatto. E poi mi sa che facciamo velocemente la... l'estrazione e poi facciamo le foto. Dopo arriva il momento. Le foto, gli autografi, scambiamoci. Lele, mi fai impressione. Parla come una canzone sul disagio giovanile. Un applauso a Riccardo Garrone. Poi si vedono i risultati.
Asinus in cattedra. Sì. Però se fai la brava, poi quando cresci, nonno ti regala il motorino. Ecco, un bel motorino e risolviamo tutti i problemi della... Perché sei tu la preferita. Auguri. Grazie. Vedere. Era quello di nonno libero? Però il nostro è un pezzo antico. Sarà invece di 4 anni fa, di 5 anni fa, non stiamo a... Mamma, sta lettera è aperta. Non lo so. Ho capito, ma questi quando l'hanno spedita? Lei la durante. L'ho aperta io. E che te metti a aprire la vostra dell'altri adesso? Sono tua madre, eh? Per sta casa tu devi prendere una decisione. E lo vedi che ti sta succhiando tutti i soldi? Ma c'è tempo, voglia, c'è tempo a pagare. Voglia, tempo, la seconda rata è fra una settimana. Sì. Insomma, devo incaponire a pagarla quella casa, eh? Non lo so, non ho ancora deciso, poi vedremo. Senti, Giacinto, non è per impicciarmi dei fatti tuoi, ma siccome sto matrimonio è saltato, perché te vuoi incaponire a pagare una casa che è intestata a te e a Concetta? Mamma, per favore, ma... Se permetti, questi sono problemi miei e di Cettina, va bene? Oh, e poi non mi sta accorfiato sul collo, te prego. Fale qua a tuo padre, mai che prendesse una decisione. Tu credi, prendevi sempre... Ecco, per voi il Brasile sarebbe perfetto. Ma che Brasile? A Riccia hanno aperto un agriturismo dove ti insegnano a fare la porchetta e le salsicce in una settimana. Magari Alice non è portata. Vabbè, ma ce la porti te, no? Guarda che le mogli vanno estradate sin dai primi giorni. Ecco, bravo, dobbiamo estradare te in qualche paese straniero. Chi sei però? Salve. Salve. Allora, faccio le presentazioni di Maria Martini. Piacere, che sei bella ragazza. La signora Chianello. Piacere. Sono due miei pazienti dell'ASL. Ah, allora prego, accomodatevi. Prego. Senti, ho saputo che ti sei lasciato con Carlotta per questa. In un certo senso. Che vedi chi, questo dottore, però noi ci fidiamo solo di lui. No. Io te lo dico papà, la volevo fare sta visitina. Io la farei volentieri la visitina, perché non saprei neanche dove mettervi, non... Come no? Sulla stanza tua, no? Non è l'ambulatorio, però è la stanza del medico. Benissimo. Sì, andiamo. Là, prego. Grazie, signorina. Prego. Mio assistente. Grazie. Prego, di qua. Io è come se ne facessi 5 all'università. Io devo badare all'asilo di Leneiù, alle elementari di Annuccia. Adesso Ciccio fa l'agraria, botanica, e devo fare i compiti con lui che non ci capisco niente. E poi non parliamo di Maria, in un momento delicato così della sua vita che fa medicina, ci mancava pure la cosa del coso, che è sempre una bella cosa, ma sempre un coso è. Ma che cos'è? Che cos'è? Non te lo posso dire, è un segreto. Allora dimmelo per te. Vabbè, te lo dico, però mi raccomando, Mosca. Ah. Maria e Guido. Finalmente! È un mese che aspettavo questa notizia. Ma perché tu te ne eri accorto? Tutti se ne erano accorti. Pure tu. Ma tu pensi che io sia rimbecillito? Ah, questo non l'ho mai pensato. Semmai rimbambito. Rimbambito. Ma non è Enrica quella? Eh sì, la signora Enrica. Che ci fa qua? Enrica! Signora Enrica! Ma anche lei frequenta questa scuola. Ma allora possiamo chiamarci colleghi? No, io non frequento questo posto. Sono venuta a trovare delle amiche. Ci tenevano tanto, poverine. Ah, eccole qua, le solite. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Non ci crederai, Enrica. Abbiamo appena parlato con il professore di storia dell'arte. E sai cosa ci ha detto? Che esaminerà 3 allievi per volta. E noi l'abbiamo convinto a interrogarci tutte e 3 insieme. Non è fantastico? Sì, è fantastico. Ma che bello, che divertente. Sarà una sfida divertentissima. Poi sai, 3 amiche. E se tu hai qualche voto di memoria, noi ti sosteniamo. Scusa, ma perché dovrei averli proprio io i vuoti di memoria? Perché tu sei un po' più grande e certe cose, la differenza si vede. Dobbiamo proprio scappare. Sì. E ci vediamo la mattina dell'esame. Arrivederci. Sì.
Sa che ansia quando una figlia le deve presentare il fidanzato. No, lo dica a me. Però sono contenta perché mi sembra che Davide sia perfetto per famiglia, d'accordo? No, mamma, ti prego, perché non mi fai parlare? No, scusa. Vorrei non essere interrotta quando sto parlando. Ma mamma, è importante, ti prego. Senta, Simonetti. Sì. Io ho grandissima stima e fiducia in Davide, che è un ragazzo veramente in gamba. Però, veramente, il fidanzato sarei io. Lei? Non lui, lei. Non lui. Io. Lei. Dunque, io credo che sia arrivato il momento di andare. Arrivederci. È stato un piacere conoscerla, Davide. E mi dispiace che... Però ecco, sarà per un'altra volta. Volevo ricordare anche Carlo Bixio, che ha ideato Medico, ed è grazie a lui che Medico esiste. E poi, prima che mi dime, siccome molti attori devono andare via, la pesca la saltiamo perché vi voglio bene e quindi vi faccio fare le foto. Però prima volevo far portare la torta, perché Francesco ha fatto una bellissima torta apposta per l'evento. Quindi se qualcuno mi porta la torta, la vediamo, facciamo una foto con la torta di gruppo e poi facciamo le foto. Esatto, Domiziana e Monica mancano, però comunque adesso... Ok. Monica è andata a prendersi un qualcosa da bere. E la torta qualcuno me la porta? Prima di domani, grazie. Eccola. Mi aiutate a fare spazio qui? Che bella! Sì, provate a non farla cadere. No, dall'altra parte. Quella, e vedi? Musica, sigla di Medico! La facciamo vedere? Allora che fa cascare, attenta! Saltiamo la pesca e facciamo le foto, però mi raccomando, non assaliteli, non accalcatevi, non fate niente e soprattutto ci sono delle persone in... No, davvero, è importante, ci sono delle persone in carrozzella, se gli attori possono andare anche da loro, perché sono venuti, facciamo le foto, autografi e buon divertimento. Un secondo, 5 secondi.
5 secondi, è arrivato un attore di cui volevo fare vedere un video perché è una cosa particolare. 5 secondi. Sì, sono sicura. Allora, lo so che vi ho detto di fare le foto, ma è importante. Ciao, buonasera, sono Federico Galante e questa cosa particolare che Lilli mi ha contattato, Lilli che organizza queste cose bellissime, grazie. E niente, nel video, lo dico prima, lo svegliamo, non lo svegliamo, no? Perché io ho partecipato a un medico quando ero molto piccolo, cioè avevo 8-9 anni, e poi ho fatto un altro piccolo ruolo la scorsa serie, quindi questa cosa è carina. E grazie Lilli di avermi invitato, grazie. Puoi mettere il video che si intitola Federico? Federico, scusate. E che bello vedere che quando era piccolo poi adesso è cresciuto nel medico. Mangiavo da bambini piccoli, anche lo so fare. Silenzio. Certo, tu sei grande, tu sai già leggere, no? Leggi tutte le visite che c'ho da fare oggi, guarda. Non so leggere, non mi piace la scuola. Questo nella seconda serie. Luigi è un bambino simpaticissimo, fa divertire tutti i suoi compagni di classe, anche se a volte è un po' casinista. Comunque lui è qua per un problema dentario. Sua madre me l'ha affidato, perché può darsi che debba mettere l'apparecchio come mio figlio. Vediamo un po'. Apri un po'. Vediamo, eh. Apri bene la bocca, apri bene la bocca. Scusa, eh. Ah, sì, sì. Beh. No, non hai bisogno dell'apparecchio. Hai visto? Facciamo un altro giochetto. Quello della lucetta. Dai, te, glielo facciamo vedere? Guarda, eh. Vado, eh. Aspetta, eh. Adesso tu devi indovinare, a occhi chiusi, l'occhio che illumino e alzare il braccio corrispondente. Ok. Ok? Prima apri e chiudi, apri e chiudi, apri e chiudi. Ecco, ora. Vai, eh? Via. Bene. Di nuovo. Accidenti, hai indovinato, ma sei un campione. Senti, devo conoscere assolutamente tua madre. Digli quanto sei bravo. Mia madre non va mai dal dottore, ha paura. Io no, infatti da grande voglio fare il dottore. Ah, abbiamo di fronte un collega, complimenti. Dottor Martini. Senti, allora devi portare assolutamente qui tua madre. Davvero? E certo, perché devo spiegare come si comporta la madre di un medico. Allora? Qui non c'è proprio niente. Dobbiamo entrare noi a guardare? È impossibile, ci sono tutti. E allora tu devi cercare meglio. Tieni, usa questo. Ci facciamo sentire noi. Tu intanto datti da fare. E non solo con loro. Amici, vicini, parenti. Ma io... Tu niente! Devi fare quello che ti diciamo. Altrimenti sai cosa rischi, no?
Grazie. Parla con il microfono, perché non chiaro. Vabbè, lo faccio.
trovato un iPhone 5 verde design. Ragazzi, un iPhone 5 è stato trovato. Ragazzi, è stato trovato un iPhone 5. Thank you.
sta lì. Io quasi quasi mi metto sull'acqua che sta là in fondo. Prendi il microfono. Avvicinatevi.
fare. Perché? Come no? Guardate, perché sono arrivata alla fine, quindi e noi ricominciamo da capo. Adesso ricominciamo. Brava, richiamiamo tu. Riprendendo? Certo. Allora, volevo dire perché sono arrivata per loro perché sono meravigliosi. Io purtroppo sto facendo la promozione di un film che la faccio anche qua, una 10.000 lire, sono arrivata direttamente per voi, tra l'altro con Bashir, che voi conoscete molto bene, del medico in famiglia, per cui vi porto i saluti anche da parte sua. Grazie per essere sempre così numerosi, mi rendete gioia, mi date gioia. A presto, Paola Ladini, ciao! Ciao! Autopromo fatto. Vedi qualcosa, guarda. Adesso ma finito! Ha fatto la finito! Ce ne andiamo, va! Scriverò! Vedi che ha finito, che ti ho detto io? Lei! Chi è il padre? Ma io sono Ma sì.
sotto, più sotto, più sotto. Sono arrivata per lei, perché stavo facendo, tra l'altro sto un film con Bashir peraltro. Ma te l'avevo detto, sì, lo so, lo so. Quindi oggi promozione. Che Dio ti benedica! Va bene ragazzi. Ok, sto freddo qua. Primi sempre. No? Sì, io ti scrivo quando vuoi, ma tu ti sei salvendo. Tutti stanno andando via. Ma che ne mangio? Ma forse qualcuno o stanno fuori, o sono spaccato, non lo so. Ho provato a chiamare. E poi ci sarebbe la cosa qua. Primissimo piano. Thank you.